Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi guardiamo l'ultima partita che c'è rimasta da studiare del quarto turno di campionato di Serie A. Ovviamente sto parlando del derby, super derby tra Milan e Inter. E come sempre, quando si tratta di studiare una partita così importante, utilizziamo il super foglio Stats for Bets che sta veramente spaccando, ma non solo spaccando, sorprendendo in maniera incredibile per l'aspetto dei risultati esatti. Non so se stai seguendo su Telegram o su Facebook la pubblicazione delle bollette dei risultati esatti, è qualcosa di incredibile. Ogni giorno mi arrivano schedine di ragazzi che hanno acquistato il superfoglio con i risultati esatti, con il tool per calcolare i risultati esatti, che prendono campionato norvegese, campionato messicano, cioè di tutto stanno prendendo il risultato esatto grazie allo studio del superfoglio. Quindi sono quasi sorpreso, cioè sapevo che poteva essere un buon aiuto, ma non mi sarei aspettato di ricevere ogni giorno 2, 3, 4 risultati esatti presi, quindi veramente incredibile. Detto questo, ci vediamo la sigla e poi studiamo Milan contro Inter. Sì. Benissimo, eccoci di nuovo, libraccio di metodo Stats for Bets che mettiamo qui sopra. Allora, andiamo a vederci questo Milan contro Inter. Te lo preparo anche sul superfoglio così ci abbiamo tutto sotto controllo. Purtroppo, essendo che i big match in questo momento li stanno facendo tutti nella prima parte di campionato, è più difficile fare uno studio effettivo e soprattutto non abbiamo i dati, per esempio, per calcolare il risultato esatto. Non abbiamo i dati effettivi, perché un conto è farlo, non so, sul campionato norvegese che ha già giocato 15 partite, allora ha un range statistico da utilizzare. Su 3 partite il range statistico è nullo, quindi non ha molto senso. L'unica cosa che ha senso fare in questo momento, ed è quella che vedi adesso, è utilizzare la quota vergine e utilizzare la quota che ci sta offrendo in questo momento il bookmaker per cercare di capire come il bookmaker inquadra questo match. Però ripeto, con solo 3 giornate alle spalle è sempre più complicato rispetto a quello che sarà magari tra 5-6 giornate in più, che arriviamo a 9-10, il range statistico inizia a formarsi in maniera importante, ci dà indicazioni importanti. Comunque, Milan che ha vinto a Verona, ma mamma mia quanto è brutto questo Milan. Inter che aveva cominciato a bomba sul campionato, ma poi rischiava di perdere la prima in casa di Champions contro lo Slavia Praga, quindi un pochino si è ridimensionato. Poi, per carità, la recupera al 92esimo con gol di Barella, abbastanza fortunato, perché comunque il tiro era tutto tranne che imparabile. Secondo me ha preso una mezza quaglia al portiere dello Slavia. Comunque parte l'Inter leggermente favorita a 2,37, ma nei derby lo sappiamo, può succedere di tutto. Chissà se non fosse la volta che parte, diciamo, al meglio il campionato del Milan. Ha vinto una partita importante a Verona, però ha vinto segnando solo su rigore contro il Verona. Insomma, ci fa capire la difficoltà del momento del Milan. Vediamo le quote. Allora, la quota vergine, che in questo caso l'ho inserita qui sotto dove dice quota reale, non abbiamo la quota reale in questo momento, possiamo utilizzare solo la quota vergine. La quota vergine ci suggerirebbe una X2. Perché? Perché le quote sono alte a 2,20, 2,30 la proposta del bookmaker, 2,20 l'apertura del mercato, non era una lettura facile.
C'è da dire però che l'allibramento è leggermente più basso rispetto alla media del campionato italiano. Anche su questo un argomento, sto finendo di raccogliere dati, ma è un argomento che affronteremo in un video, ossia tutti i campionati hanno un proprio allibramento, cioè un allibramento medio. In Inghilterra le partite vengono allibrate in maniera diversa rispetto a come vengono allibrate in Italia. Quindi, quando la situazione è così fumosa, come magari in questo caso, poche statistiche, prime giornate, non sappiamo bene come regolarci, dare uno sguardo all'allibramento medio può essere una buona indicazione. L'allibramento medio in Italia solitamente è di 6,5 indicativamente. Questo del derby è un po' più basso perché è 6. Quindi c'è un abbassamento dell'allibramento da parte del bookmaker che ci indica una maggiore insicurezza, chiamiamola così, da parte del book di capire dove spalmare il proprio aggio. Andiamo a vedere che lo spalma al 41% sul 2, ma al 30% sull'1 e poi intorno al 28% sulla X. Quindi è una partita da 1-2, essendo derby praticamente diventa una partita da 1x2, da tripla. Per come ci sta offrendo le quote in questo momento non ci dà veramente nessuna indicazione, perché anche il gol è alto, 1,80, l'over è alto a 1,72, è alto soprattutto considerando che il gol è a 1,80, quindi non sa neanche se ne fanno due, esito gol, però ci offre più, diciamo, abbordabile l'over 2,5, se non ne fanno due è ancora più difficile che ne facciano tre. E da tutti questi elementi che viene fuori? Viene fuori che questa è una partita che non giocherei. Cioè, studiare betting, studiare le partite, non serve e non ci aiuta solo a capire quale esito puntare. In determinati casi ci fa anche capire quale partite non giocare. Questa, con questi dati, alla quarta giornata di campionato, con solo 3 partite alle spalle, è una partita da non giocare, semplicemente. Poi, se uno la deve giocare per forza perché è tifoso o del Milan o dell'Inter, vedendo quello che hanno fatto finora, a me viene da pensare che l'Inter è favorita, vedendo quello che hanno fatto finora. Però è pure vero che è un derby e nei derby succede sempre l'imprevisto. Boh, io veramente questa me la voglio fare matta. Vince il Milan e segna Rebic. Segna Rebic perché ce l'ho al fantacalcio, quindi figurati che pensiero posso aver fatto di questi numeri. I numeri sono inutilizzabili, quindi allora spero nel fantacalcio Milan gol di Rebic. Per questo video è tutto, se ti va di farmi sapere cosa ne pensi, lasciamo nei commenti, ci vediamo in un prossimo video.